Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Confettimaxtris.it. Centinaia e centinaia di provini, 32 sono rimasti e inseguono il sogno di avere la loro occasione. Benvenuti alla prima puntata di Dammi un'occasione! Ed eccoli i magnifici 5 che sceglieranno i 10 che continueranno questa avventura. Con Marco Calone, Nancy Coppola, Stefania Lai, Giusy Attanasio, Enrico Femiano, e poi c'ho il mio amico di sempre, Fabio Brescia, speaker radiofonico. Ed eccoci qua, caffè passa l'acqua, 081 869 4735, se telefonate dite di essere telespettatori di Luna Mattina avrete anche uno sconto eccezionale su questa splendida macchinetta del caffè offerta da Union Group e le cialde passa l'acqua, che è il caffè più amato dagli italiani, va? Diciamola così. E io mi trovo in compagnia di Giovanni Vescuso, che è la voce di questo splendido gruppo, Gabriele Tammaro alla chitarra e invece Gianluigi Esposito al basso. Ce l'ho fatta, buongiorno ragazzi. Questi ragazzi arrivano dal laboratorio artistico permanente diretto dal maestro Mario Assone e hanno da poco iniziato, no, questa unione, se così la vogliamo chiamare, portando avanti un progetto. Chi parla per primo? La voce? Il leader. No. Il leader, sei stato battezzato leader, caro Giovanni. Allora, raccontaci innanzitutto del laboratorio del maestro Assone, come vi ha unito, come vi siete conosciuti. Sì, certo. Allora, il laboratorio innanzitutto si chiama Laboratorio Artistico Permanente, ovviamente ideato dal professor Assone, ed è un'opportunità, diciamo, per tutti noi musicisti giovani di riunirci, di conoscerci e di creare musica e di migliorare anche noi stessi attraverso, diciamo, il continuo esercizio. Quindi un percorso formativo e professionale. Esatto, insomma, anche ricreativo, perché comunque fare musica insieme è comunque un momento di svago dagli studi, dal lavoro, un grande momento di veramente di svago e di divertimento. Gabriele, giusto? Gianluigi. Era ovviamente matematico che ho sbagliato i nomi. Gianluigi, e voi eravate già amici, vi siete conosciuti proprio per questo oppure... Ci siamo conosciuti in occasione di praticamente di un evento che è stato svolto a luglio e quindi abbiamo deciso di riunirci poi sia col professore poi anche per, diciamo, per fatti nostri. E quindi okay, insomma sì. per proseguire questa carriera. Sì. E stiamo cercando un nome in teoria, perché questo nome ancora non c'è, perché ognuno poi dice la sua. Sì. E quindi se avete proposte, perché non ce le scrivete, noi le mandiamo a questi ragazzi. Come vi siete invece appassionati alla musica? Quando per esempio tu, che sei Gianluigi... Gabriele. Entrambi con tutti con la G. Comunque. 3G, io 3G, ve l'ho detto, esatto. La mia proposta ve l'ho fatta. Come vi siete, ecco, come ti sei appassionato tu alla musica personalmente? Sicuramente, diciamo, la passione nasce un po' dalla famiglia, perché tutti e tre hanno padri musicisti, insomma, quindi già da piccoli si respirava l'aria di musica. Poi comunque la musica è un po' una chiamata, avviene all'improvviso e la devi assecondare, diciamo, quindi nasce spontaneamente. Tu invece col canto o prima con lo strumento? No, io prima con lo strumento, a dire il vero, prima con la batteria, poi ho imparato a suonare la chitarra, l'armonica, tanti altri strumenti. Comunque sì, il canto, la passione del canto mi è, come dire, venuta non proprio per una vocazione, ma perché mi piace proprio eseguire un brano completamente, a tutto tondo. Quindi la completezza dell'artista, a 360 gradi. Tu invece? Io sono stato influenzato molto da mio padre, chitarrista, e ho iniziato infatti con la chitarra, e poi sono passato al fantastico mondo del basso. Bello ragazzi, noi tra le altre cose dopo più tardi parleremo di giovani, di violenza di branco, no? Di quando ci si unisce e si vanno a compiere degli atti non proprio edificanti. Invece è bello poi scoprire che ci sono altre realtà, perché a volte i giovani vengono attaccati
anche gratuitamente, quando esistono tante realtà e tanti giovani che si uniscono per fare cose belle, certo, come la musica. Come lo vivete tra i vostri coetanei questo discorso? Beh, secondo me alla fine è come un codice. Noi alla fine, pure quando spesso ci riuniamo a casa e suoniamo, ognuno dice la sua con il proprio strumento. E avete modo anche di far aggregare gli altri? Certo. O restate tra musicisti? No, c'è comunque modo, anche perché appunto questo laboratorio di cui facciamo parte in realtà è un collettivo di più di 20 persone, quindi capita magari di una volta di fare un pezzo con una persona, di un'altra volta con un'altra persona, quindi c'è sempre questo, diciamo... Beh. Giovanni, il genere che invece amate proporre, il vostro, che vi sentite proprio dentro? Quanti guarda me, diciamo, io sono veramente... Avete tre idee differenti? Sì. Ah, ma... Io sono nato... Fin da piccolo con la musica country e con il rock and roll anni 50-60, quindi ho uno stampo musicale abbastanza insolito per un ragazzo di 20 anni, non è proprio lo stereotipo. Tu invece? Io sono più propenso a suonare pop, però diciamo che il genere di musica che più ci accomuna forse è il blues. Sono d'accordo. Quindi anni 50-60, questa scelta inusuale. Suonate il blues, però tu prediligi un po' il pop, tu invece? Sì, io un po' blues. Quindi ha vinto lui, in teoria. Sì, ha vinto lui. Hai vinto tu, quindi il blues. E che progetti avete? Che cosa vi piacerebbe? Cioè, dove? La vostra vetrina? Dove dice... nostra, quale potrebbe essere il locale piuttosto che il teatro? Sì, mari locali, posti all'aperto grandi, ma si esibirci davanti a un teatro magari. Quindi i sogni ci sono. Sì, sono. E c'è una meta che volete raggiungere? Un posto? Ma secondo me bisogna ragionare molto a step, sotto all'inizio, meglio non. Non bisogna porsi limiti, quindi. Vero. Fondamentale secondo me. Ambizioni, ma senza. Cioè, ambizioni che ti portano ad avere un'ampia visuale. E tanti giovani sono protagonista di Talent Show, no? Dove insomma in televisione da Amici X Factor pensate sia un bene, sia un male, il talent, una vetrina da sfruttare, ve lo fareste? Personalmente un talent non è proprio l'ideale per me, perché la musica non la considero uno strumento di competizione. Cioè ovviamente una buona vetrina, una buona opportunità, una bella esperienza, però la musica non la considero come una competizione. L'arte è soggettiva, cioè ognuno può portare una canzone diversa dall'altra, ma non è detto che una sia migliore dell'altra. L'esecuzione può essere migliore, ma la cosa in sé no. Cioè... Quindi la musica dovrebbe unire e non creare competizione. D'accordo tutti e tre? Sì. Senti, e il leader è lui? Sì, diciamo di sì. Ma perché comandi o perché sei la voce? No, sono non so nessuno, cioè siamo un triumvirato. Esatto. Quindi... C'è un monarca, diciamo. Esatto. E oltre alla musica avete anche... Voi studiate, immagino. Sì, entrambi facciamo l'università, quindi... Chi? Facoltà? Tutte e tre, no? Entrambi. Lui è il professore. No, maestro, no. È molto puntiglioso. Però vi bacchetta, secondo me è quello più disciplinato. Vero, vero. Sì, ognuno ha le sue cose. Tu che fai? Io statistica. Deve essere per forza così, raga, allora. È vero. Te invece? Giurisprudenza. E io tecnologie alimentari. Tre mondi praticamente che si sono uniti. Litigate oppure no? Sì. Mai. No, mai. No, litigare no, però... No, discutiamo in maniera costruttiva. Ok, è una prossima tappa? C'è un progetto, ecco... Concerto alle Fonderie. Concerto alle Fonderie, sì, esatto. San Giorgio. Tra l'altro, se posso, invito anche, visto che il nostro movimento, insomma, alle ricerche di anche più persone, se è possibile, altri ragazzi. Ragazzi, importantissimo. Sempre, quindi il laboratorio artistico permanente di Maria Sone cerca anche altri artisti. Sì, certo. C'è un contatto, una pagina? C'è solo una pagina Instagram. Ok. E noi comunque noi ci troviamo solitamente... Siamo al laboratorio... Lab artistico P. Esatto, okay. Lab artistico P. Quindi noi ci ritroviamo solitamente per le prove alla biblioteca comunale di San Giorgio a Cremano. San Giorgio in Villa Bruno, quindi mi raccomando, se volete, a parte un modo anche per condividere e ritrovarsi, e poi insomma facendo arte che è sempre molto molto bello. Io vi devo preparare il caffè che sicuramente prenderete, anche se magari ci voleva più una Red Bull, non dico birra. Però ci facciamo un bel caffè. Nel frattempo però ci suonate un pezzo che credo sia il preferito di tutti e tre o solamente di alcuni? È il nostro cavallo di battaglia.
Che cavallo di battaglia? L'isola che non c'è. L'isola che non c'è. Ma voi l'avete trovata la vostra isola? Non ancora. Non ancora. Molto lontana. Sto ancora scrutando. Tu l'hai trovata? Non ancora. No. Ma siete fidanzati nel frattempo? No, sì. Ma finta o vero? Sì, no, vero. Single. Quindi ragazze, eventualmente fatevi avanti anche per questo, li trovate al laboratorio. L'isola che non c'è. Io vi chiamo 3G, i 3G, poi dopo vediamo. Prego. Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto fino al mattino. Poi la strada la trovi da te. Porta all'isola che non c'è. Forse questo ti sembrerà strano, ma la ragione ti ha un po' preso la mano. Ed ora sei quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci, che pazzia, è una favola, è solo fantasia. E chi è saggio, chi è maturo lo sa, non può esistere nella realtà. Sono d'accordo con voi, non esiste una terra dove non ci sono santi né eroi. E se non ci sono lag, se non c'è mai la guerra, forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è. E non è un'invenzione e neanche un gioco di parole. Se ci credi, ti basta, perché poi la strada la trovi da te. Ma che razza di isola è? Niente odio, né violenza, né soldati, né armi. Forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è. Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto fino al mattino. Non ti puoi sbagliare, perché quella è l'isola che non c'è. E ti prendono in giro se continui a cercarla, ma non darti per vinto, perché chi ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle, forse ancora più pazzo di te. Barristi è arrivato, grazie. Caffè, caffè pasta l'acqua ragazzi, grazie, mi raccomando, comprate solo caffè pasta l'acqua. Grazie. Ecco qua. Quindi ragazzi, c'è già la data per la fonderia oppure no? Sì, 5 dicembre. 5 dicembre, ma all'interno della rassegna natalizia? No, o è un no, evento? No, un corpo prezzo del Natale, 5 dicembre. C'è anche la data per la rassegna natalizia. No, ci sarò anch'io con Arezzo 29, quindi poi ne parleremo più avanti. San Giorgio è una fucina di grandi. Voi siete tutti di San Giorgio? Io sono di San Giorgio. Ah, che zona? Che zona? Da San Martino. Ah, io un po' di, più su. Giù San Giorgio. E voi io sono di Napoli invece. No, tu sei di Porti, sì. Io a dire il vero sono di Ischia, però abito a Cercola. Ah, che bello, vedi. Ne abbiamo parlato ieri di Ischia. Ragazzi, vi ringrazio per essere stati qui con me, spero in un futuro sprint per voi. Ma posso chiedere una, posso osare?
Oh, sì. Tu hai detto un genere che a me piace molto, no? Di quello là che tu mi hai detto io in realtà anni 50. Sì. Ma un accenno di qualcosina? Ah. Dai, dai, dammi, dai. Prego. Un bello Lost Highway di Johnny Orton. Vai, vediamo. Vai. Salutateci così. Vi ho messo in difficoltà? No, lo facciamo, eh. I have paid the cost. When I pass by, all the people say it's just another guy on the lost highway, just a deck of cards and a jug of wine. And a woman's life, make a laugh like mine. Oh, the day we met, I went astray. I started rolling down on the lost highway. Now, boys, don't stop to rambling around on this road of sin. Are you sorrow bound? Take my advice, or you'll curse the day you start rolling down on the lost highway. Grazie anche per quest'altro regalo. Io voglio salutare il vostro maestro Mario Ascione e vi aspetto quando volete. Va bene. Grazie per essere stati con noi. Grazie. Ci fermiamo per qualche istante e torniamo subito dopo la pubblicità. Grazie. Confetti Maxtress, con te nel giorno più bello. confettimaxtress.it. Centinaia e centinaia di provini, 32 sono rimasti e inseguono il sogno di avere la loro occasione. Benvenuti alla prima puntata di Dammi un'occasione! Ed eccoli i magnifici 5 che sceglieranno i 10 che continueranno questa avventura. Con Marco Calone, Nancy Coppola, Stefania Lai, Giusy Attanasio, Enrico Femiano. E poi c'ho il mio amico di sempre, Fabio Bressa, speaker radiofonico,